Abbiamo avuto il voto contro su questa mozione, una mozione che prevedeva comunque un atteggiamento di chiusura di un'operazione Mare Nostrum che, oltre a costare l'ira di Dio, sta mettendo in grandissime difficoltà un paese che è già in difficoltà da solo, e quindi una poca attenzione in quella che è una idea anche di politica Lega che ci ha contraddistinto in questi anni. Dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo una incapacità di accogliere centinaia di migliaia di persone che trovano nella Sicilia, in un atteggiamento sconsiderato da parte di questo governo, di un ventre molle. Noi siamo il ventre molle dell'Europa, e questo ci deve far riflettere, perché non c'è lavoro per noi, non c'è lavoro per gli altri, questa operazione costa un mucchio di soldi, e avere un lanciamissili, torpediniere, aerei, elicotteri per andare a prendere gli immigrati, gli clandestini sulle spiagge e portarli da noi è una cosa che non possiamo assolutamente accettare. Probabilmente questa maggioranza, questo governo non si rendono conto che Mare Nostrum è proprio un progetto fallimentare, ma non solo. Questo tipo di iniziativa non ha fatto altro che agevolare e stimolare ancora di più questi ingressi disastrosi in Italia. Ricordiamo poi che c'era stata anche quelle manifestazioni anche di intenti sullo Ius Soli da parte delle Achinge, l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, quindi tutti degli elementi che non fanno altro che alimentare un disastro umanitario. La nostra mozione è stata convintamente respinta dal PD, che si assumerà questa grossa responsabilità. Prosegue un'invasione colossale nel nostro paese, i costi sono enormi, 10 milioni solo per l'operazione Mare Nostro, senza contare quelli legati ai costi dell'accoglienza. È da 3 mesi che con un'interrogazione stiamo aspettando di conoscere questi soldi, questi costi, non ci viene dato sapere. Abbiamo posto la questione, l'abbiamo posta forse nel miglior modo possibile, abbiamo chiesto di bloccare questa operazione e sicuramente di far partire una serie di operazioni là da dove partono, quindi per bloccare proprio le partenze in modo da evitare anche tutte queste morti. Purtroppo non è passata, è passata la solita mozione buonista della maggioranza, dove dice che va tutto bene, che sono felici e sono contenti. Ci ritroviamo ancora con in mano un'operazione che tutti stanno dicendo che è fallimentare, tranne questa maggioranza.